Attento a questa sera. Vi dico semplicemente, mi auguro di vedervi tutti il 24 marzo, quelli che sono qua oggi presenti, li vedete ancora, insomma, per tutta la durata del film. Per me è un film molto importante, perché lavorare con Dario Del Rivero, che è stato prima di tutto un assistente cresciuto a fianco di Pierpaolo, è stato lavorare come regista old style, come amo definirlo, perché è uno che, come dire, lavora con lo stesso mood, lo stesso imprinting di Morosi, di Ingerni. Io ho veramente avuto la possibilità di respirare quel tipo di cinema. E, che dire, da spiedino mi sono confrontato con un personaggio che era uno della banda della Magliana, quindi anche questo è stato veramente per me molto divertente. Ripeto, mi auguro di vedere tutti quanti, questo è molto importante, ma perché non è soltanto un tributo a una grande figura che ha fatto la storia di questo paese, ma perché è un film che ha il coraggio di prendere una posizione nei confronti di una morte a cui sono state, insomma, mille fantasie intorno a questa morte. Davide invece racconta che non è stato semplicemente un omicidio legato a un fatto passionale omosessuale, era, come dire, una soluzione forse un po' troppo semplicistica, e lui invece affronta il tema raccontando un Pasolini che conosceva, che infatti dice io so, che non sono editoriali, estetico, insomma è stato. Davide prende una posizione molto importante in questo senso. Per me è stato un grande piacere, un grande onore, e mi auguro, insomma, che il film abbia il giusto merito e il giusto seguito. Io vi auguro una buona serata.